Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà coinvolti nel realizzare questa maglia molto comoda lavorata ai ferri con un punto molto semplice che è il punto legaccio e la maglia allungata. Nel tutorial vi spiegherò come realizzarla ed è veramente veramente molto semplice, adatta a me e adatta a chiunque, anche chi ha le prime armi. Guardate come si presenta, è un progetto molto ma molto carino, estivo. Non ha grandi difficoltà ed è realizzabile veramente da chiunque. Per i materiali vi consiglio di visitare il nostro sito www.handmade.it oppure contattateci al numero WhatsApp 366 188 19 34 e vi aiuteremo per realizzare questo progetto o quelli che più avete voglia di realizzare con le vostre mani. Inoltre vi ricordo che questa taglia, come potete vedere, la indosso io che sono una S, ma tranquillamente questa misura può andare bene anche ad una L, perché l'ho voluta fare proprio così, molto bella e molto comoda. Vedete, non è molto stretta, quindi tranquillamente una taglia M, una taglia L può andare bene. E può essere utilizzata come maglia, come ho fatto io, su un shorts, quindi un piccolo pantaloncino, ma potete anche utilizzarla come copricostume. Quindi ora, bando alle ciance ed iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Allora, andremo a lavorare con il nostro ferro da numero 5. Io utilizzerò i ferri circolari perché vado più comoda nella lavorazione, ma in realtà il lavoro è a pannello, quindi possono essere utilizzati tranquillamente i ferri dritti. Invece chi vuole lavorare con i ferri circolari lavorerà fino ad un certo punto unito in cerchio e poi dopo dividerà la lavorazione per davanti e dietro per creare le spalle, insomma, e le maniche. Io andrò a caricare quindi sul mio ferro, dato sì che sto lavorando per una taglia non la mia proprio, quindi una S ma una M, direttamente 65 punti sul ferro, ok? Quindi ora iniziamo a preparare il nostro filato, opla, e cappietto, vedete? E andiamo a caricare, opla, il filato. Faccio questo incrocio, prendo il filo del gomitolino e via. 2, 3. È un progetto che si adatta tranquillamente a qualsiasi tipo di filato. Potete utilizzare il nostro paillettato, il brillante oppure il cotone estate, quello che volete, insomma. La casa del consiglia tranquillamente un utilizzo di ferri ad uncinetto da 3-3,5. Io, come sapete, quando lavoro i traforati con i ferri mi piace sempre lavorarli con un ferro un po' più grande rispetto al cotone, proprio perché siamo in estate, il traforato viene più fresco e leggero. Ok, quindi ora caricate, come potete vedere, i 65 punti, ci vediamo tra poco. Allora, caricati tutti i punti, vedete sul mio ferro, voi se li avete ferri dritti li avete su un unico pezzo, cosa andrò a fare? In questo caso andremo a lavorare, la nostra lavorazione si svolgerà in punto legaccio e un punto allungato, molto molto semplice. Quindi il punto legaccio io lo adoro perché vi rende il lavoro anche un po' come dire, morbido, è bello sia d'estate che d'inverno, a me piace tantissimo. Poi è semplice perché in pratica il punto legaccio sono tutti ferri a dritto come lavorazione, quindi vi viene una lavorazione semplice ed effetto. Allora, come potete vedere, io sto lavorando tutti i punti a dritto. Ok, io mantengo il ferro come sto impugnando in questo caso con l'impugnatura dei circolari, ma voi lavorate tutti i primi 3 giri a dritto, ok? E vi creerà in questo caso questo famoso punto legaccio, ok? Quindi questo è il mio primo giro a dritto, vedete? Continuate così e ci vediamo per i prossimi. Completato, vedete, il primo giro, si formano, vedete, questi nodini davanti. Ora, secondo giro, allo stesso modo, quindi sempre a dritto, come dicevamo prima. Vedete? Sempre la nostra lavorazione a dritto. Ok? Impugno i ferri in modo che vado comoda. E siamo così lavorando
nostro secondo giro. Continuate così anche per il terzo e poi lavoreremo insieme il quarto. Vi faccio vedere la particolarità del punto allungato, estremamente semplice, come si realizza, e da lì potete poi prendere spunto per realizzare tanti bellissimi progetti che vi viene voglia di fare, insomma. Bastano semplici punti a volte e poi liberare la fantasia per poter realizzare cose belle ed uniche. Continuate così e ci vediamo tra poco. Allora, ho lavorato già anche il terzo giro. Vedete il punto legaccio, la sua caratteristica? Sono questi nodini che si formano sul dritto e il rovescio della lavorazione. È uguale. Ora, per quanto riguarda invece il punto allungato, lo andremo a lavorare nel seguente modo. I primi due punti dell'estremità, sia a destra che a sinistra, li lavoreremo sempre a punto dritto, perché sono il mio vivagno, un po' il punto di bordura, diciamo. Poi, siamo al quarto giro, e questa è una sequenza che ripeteremo sempre ogni quattro giri, quindi quando andrete a lavorare il quarto giro, ho caricato un punto in più sul ferro come se volessi aumentare le maglie, e poi lavoro quella dopo, ancora aumento e poi quella dopo. In pratica, cosa faccio? Vado a creare un punto in più per ogni maglia. Al quinto giro, cosa andremo a fare? Faremo cadere questo punto in più che abbiamo lavorato e così la maglia si allungherà. Molto ma molto semplice. È ovvio che se volete una maglia un po' più lunga dovete avvolgere più volte il cotone attorno al vostro ferro, ok? Io lo voglio una discreta, diciamo, traforatura, quindi una discreta, un discreto punto allungato, e quindi lo avvolgo una sola volta. Quindi ora continuiamo così per tutto il giro e poi vi faccio vedere il giro seguente, come andiamo poi a lavorare i punti e come si presentano, per non sbagliare a far cadere i punti allungati. Una volta che avete preso mano, è veramente un lavoro molto molto semplice da realizzare. Poi la maglia, diciamo, questo tipo di progetto è a T, quindi non ha riduzioni per lo scafo, non ha riduzioni per il collo. Nasce così proprio per poterla far realizzare a tutti, anche alle principianti. A me piace lavorare in modo semplice e lineare proprio per aiutare tutti quanti noi a realizzare dei progetti semplici, facili e insomma carini da indossare, con poche piccole tecniche e pochi piccoli passi. Quindi ora continuiamo così, ci vediamo tra poco. Vedete, io aggiungo sempre per ogni punto un gettato, un filo in più sull'uncinetto. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, vedete, ho gli ultimi due punti sull'uncinetto. Cosa faccio? Continuo con il mio penultimo, ultimo gettato su ferro e poi lavoro uno e due senza effettuare nessun aumento, ok? Perché abbiamo detto che i punti di margine, sia all'inizio che alla fine, saranno sempre due. Ora ho girato il lavoro e ricomincio a lavorare i miei primi due punti, sempre uguali a dritto, semplici semplici come avevamo fatto. Vedete come si presenta il punto in più che abbiamo caricato? Io non lo devo lavorare, ma lo devo far cadere. Lo faccio cadere semplicemente così. Non vi genererà nessun buco, non vi preoccupate, vedete? Questo è il punto che abbiamo messo in più, lo faccio cadere. Ve ne accorgete perché il punto da lavorare vi presenta davanti una sorta di nodino, vedete? Mentre il punto da gettare, quindi da andare via, vedete, non ha nessun nodino, questo è il punto da buttare via, non ha il nodino, questo dietro c'ha il nodino ed è il punto invece da lavorare. Ve lo dico così vi sarà facile mettere a fuoco il tipo di progetto e tipo di lavoro da fare, vedete? E cade, cade e cade. Io non lo vado a lavorare, altrimenti risulterebbe poi un aumento nella lavorazione, ma noi non vogliamo questo. Vogliamo che i nostri 65 punti di base rimangano quelli. Vedete? E va via. Ve lo faccio vedere, vedete il nodino? Il nodino che si presenta del punto da lavorare al legaccio, e questo che non ha nessun nodo lo faccio cadere. Ora completo così tutto il giro e in pratica andrò a lavorare
anche il giro seguente, poi tutto a dritto, appunto legaccio, ripeto la mia sequenza dei tre giri lavorati a dritto classici e poi il quarto dove faccio l'allungato. Ok? Quindi è una sequenza molto molto semplice da realizzare. Ok, continuate e ci vediamo tra poco. Vedete come si presenta la maglia? Si allunga, vedete? E vi crea questo motivo così carino. Ora, questo è il primo giro che già stiamo lavorando, appunto normale, ne lavorerete altri due al quarto, quindi sono tre. Al quarto ripetete questo punto traforato. In pratica, così potete andare avanti anche da sole. Io ho già pronto la parte di dietro della lavorazione. Vedete come si presenta? Con la maglia legaccio, il traforato, legaccio e traforato. Vedete? Poi è ovvio l'alternanza, o come avete pieno o più traforato, quello lo decidete voi. Ricordatevi, tre punti pieni e poi il quarto è traforato. Ok? Continuate così ora fino all'altezza della vostra lavorazione per poter poi aggiungere le maniche. Allora, io ora mi sono fermata perché sono giunta a 40 cm, come potete vedere, di lunghezza. Vi ricordo che questa è una lavorazione molto elastica, quindi non lavoratela troppo, altrimenti quando poi la indosserete di lunghezza vi scende comunque quei 4-5 cm in più vi scenderà. Quindi vi do un consiglio di magari mantenervi dietro quei centimetri che poi vi serviranno quando la indosserete. Cosa andrò a fare ora? Ora andrò a montare le maglie per quanto riguarda le spalle. Quindi sono qui ferma al secondo giro dopo aver lavorato i miei gettati. Ora stesso da qua andrò a caricare tanti punti quanto lunga vorrò la mia manica. Ok? Quindi andrò a montare qui altri punti aggiuntivi e lo faremo nel seguente modo. Allora, andrò a caricare da qui, vedete così, 50 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete, faccio tipo un cappietto e carico i miei punti. Ok? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora, continuate così. E ci vediamo tra poco. Allora, ho caricato i miei 50 punti, ora giro la lavorazione e vado a lavorare qui come abbiamo fatto prima, sempre a maglia dritta. Ok? Come stavamo lavorando i nostri punti a dritto, ora lavorerò a dritto anche tutte queste maglie aggiuntive che noi abbiamo appena inserite sul nostro ferro. Mi sono fatta sfuggire la maglia, perdonate. Opla, fatto. Quindi ora, vedete, io ho i ferri circolari, ma vi ricordo che la lavorazione può essere eseguita tranquillamente con i ferri normali. Poi magari vi farò un tutorial a parte dove vi faccio vedere le varie tecniche, come montare più maglie alla fine della lavorazione, che questo è un modo che io trovo molto semplice per lavorarlo chiunque, ma l'altro sistema è lavorare magari l'ultima maglia e caricare man mano i punti. Poi ve lo farò vedere in un tutorial a parte. Fatemi sapere se siete interessate nei commenti, così vi faccio vedere un po' di tecniche semplici, ecco, per tutte quante noi che amiamo sferruzzare, ma che non siamo delle maestre in questo, no? Quindi piccoli passaggi semplici dove tutti possiamo fare poi dei lavori meravigliosi. Ok, quindi continuate così e ci vediamo dopo. Allora, vedete? Ho terminato la lavorazione e sto iniziando di nuovo da quest'altro lato. Ora continuo fino all'altro lato e ripeterò lo stesso processo, cioè caricherò i 50 punti per poter fare l'altro lato della manica e poi andrò a lavorare ancora un altro giro, sempre soltanto appunto legaccio e poi dopo potremo ricominciare il nostro motivo un po' allungato, ok? Con il punto allungato. Ora continuiamo e ci vediamo tra poco. Allora, vedete?
Ho terminato la lavorazione e sto iniziando di nuovo da quest'altro lato. Ora continuo fino all'altro lato e ripeterò lo stesso processo, cioè caricherò i 50 punti per poter fare l'altro lato della manica e poi andrò a lavorare ancora un altro giro, sempre soltanto appunto legaccio, e poi dopo potremo ricominciare il nostro motivo un po' allungato, ok? Con il punto allungato. Ora continuiamo e ci vediamo tra poco. Allora, eccomi qua, sono al termine del giro e rifaccio lo stesso processo, quindi vado a caricare i miei 50 punti come ho fatto per l'altro lato. Dopodiché, ragazze, potete continuare allo stesso modo come abbiamo fatto fino ad ora con il nostro punto allungato e i nostri punti legaccio. Quindi continuerete allo stesso modo, per me saranno circa altri 20 centimetri più o meno di altezza, perché saranno la larghezza delle spalle fino al collo, e poi ci vediamo al lavoro avanzato, ecco, per poter chiudere le maglie superiori insieme. Quindi ora completate questi 50 punti, lavorate ancora a punto legaccio, il prossimo giro sarà il vostro punto allungato e dopodiché potete continuare per circa 20 centimetri. Ci vediamo tra poco. Vedete, sono arrivata alla fine, solo l'ultimo cappietto. Lascio un po' di filo, magari lasciatene un po' di più che vi aiuterà poi dopo per chiudere la lavorazione. Quando dovrete andare a cucire le due parti, tiro e voilà, il nodino è chiuso. Quindi ora andate a preparare a questo punto anche l'altro pannello e ci vediamo poi dopo quando dovremo unire le due lavorazioni. Allora, io ho completato anche l'altra chiusura della manica e ora cosa ho fatto? Ho allineato il lavoro, quindi la parte di sotto con la parte di sopra, e ora dovremo semplicemente andare a cucire i laterali, le spalle, e lasceremo giù all'estremità uno spacchetto aperto, così da essere indossata ancora più comodamente, no? Cosa faremo? Vi ricordate che abbiamo lasciato delle codine di inizio e fine lavorazione un po' più lunghe? Ci aiuteremo ora con queste qui semplicemente ad cucire le due estremità e lo faremo nel seguente modo. Allineate i due lavori, vedete con la parte superiore che si guarda allo stesso modo, prendiamo il nostro filo, ago e cotone e andiamo a chiudere. Vedete? Semplicemente prendo un cavo, prendo l'altro e vado a chiudere. Fate attenzione a non tirare troppo quando cucite, perché altrimenti viene quel cordino un po' antiestetico, no? Troppo rigido e magari che tira troppo la lavorazione. Volendo, se siete brave anche con l'uncinetto, potete tranquillamente fare un giro di punto bassissimo prendendo maglia e maglia e chiudete la vostra lavorazione. Io lo sto cucendo con il filo proprio per farvi, perché non tutte sanno utilizzare anche l'uncinetto, farvi vedere come chiudere. Abbiamo detto che è una lavorazione estremamente semplice perché è una lavorazione a T, quindi anche quando poi andrete a chiudere non avrete tante difficoltà nel cucire tutto. Quindi ora effettuate queste cuciture e ci vediamo al termine delle cuciture. Ricordatevi parte superiore, parte inferiore della manica e i laterali. A dopo. Allora, ho ultimato tutte le cuciture sia nelle laterali che sulla parte superiore e ora vi dico quanto ho lasciato per lo scollo. Vedete la parte superiore di qua. Allora, vi do un po' di misure. Nel mio caso ho lasciato da qui a qui, ecco qua, 32 centimetri di scollo, ok? Poi non ho cucito tutti i laterali fino alla fine, come potete vedere ho lasciato uno spacchetto perché io adoro lo spacco finale nelle maglie, ma questo è a discrezione vostra, se non vi piace potete tranquillamente non farlo. E sono anche qui circa 10 centimetri, se ricordo bene. Sì, 10 centimetri.
di maglia non cucita. Poi del resto ho cucito tutto. Ora cosa ci rimane da fare? Semplicemente nascondere tutte queste codine di inizio e fine lavorazione e il nostro progetto sarà ultimato. È un progetto molto semplice a T, è una taglia abbastanza grande, quindi solitamente io lavoro una S, questa può essere considerata tranquillamente una M, M barra L per come è un po' più larghetta, anzi vi do anche la misura della lunghezza totale della maglia e della larghezza. Allora, opla, siamo a 54, vedete, centimetri di lunghezza e larga 53, guardate, molto larga, proprio perché il periodo estivo è quello che è, fa caldo e quindi è un po' più larghetta. Ricordatevi che è un punto molto elastico, quindi quando voi l'andrete ad indossare, questa qui scenderà parecchio, quindi non è realmente 53 centimetri, ma acquisisce abbondantemente altri 10 centimetri perché il peso la farà scendere di più. Quindi detto ciò, spero che questo video vi sia gradito. Come sempre vi invito a mettere un pollicino su. Se avete bisogno di un video a parte solo per farvi vedere come si lavora questo punto, chiedetemelo pure e ve lo realizzerò con tanto piacere. E abbiamo detto una maglia a T molto semplice, molto facile da realizzare per me e per chiunque è alle prime armi. Vi chiedo di condividere quindi il video se vi è piaciuto, di visitare il nostro shop online per i filati www.handyandmade.it e come sempre ci rivedremo al prossimo progetto creativo. Grazie per l'attenzione.